C'è un altro Beryl! Ma che cacchio, ero addormentato! Ah, qua ce n'è un altro ancora! Ma quanti Beryl ci sono? Ci siamo tipo sdoppiati, abbiamo fatto la moltiplicazione del corpo! E che cacchio! Wow, wow, l'abbiamo incastrato benissimo, sì! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars! Anche oggi andremo ad aprire tantissime ceste, abbiamo tipo 6 ceste da aprire, una cesta, una mega cassa da aprire, stiamo a 2265 trofei! Stiamo per raggiungere 2300 trofei e sbloccheremo un nuovo obiettivo. Avete visto che nel precedente episodio ho speso tutte le gemme che avevo. Infatti ho speso delle gemme. Poi tipo ieri hanno messo una cassa gratuita, l'ho aperta e per fortuna non ho trovato un brawler, perché se trovavo un brawler e non stavo registrando impazzivo. E per fortuna che ho trovato tipo 3 gemme. Adesso sono ritornato a 8 gemme, perché sapete che io in questa serie non sto shoppando niente. E adesso mi sa che li terrò, terrò tutte queste gemme finché non trovo, cioè finché non trovo un brawler mitico da comprare, perché a quanto pare ogni volta nel negozio mettono in vendita un brawler mitico casuale che si può comprare. E io mi sono detto, cacchio, è vero, dovevo tenere tutte le gemme per un brawler mitico, non ci avevo neanche pensato. Infatti un iscritto nei commenti me l'ha consigliato e adesso farò proprio così. Oggi in questo episodio andremo a farci una bella sopravvivenza con il primo. Dopo apriremo tante belle casse e cercheremo di sperare di trovare qualcosa di interessante. Questo è sempre il mio clan che è ancora chiuso, mi dispiace a tutti quelli che vorrebbero entrare, ma ancora non ho capito come far entrare qualcuno. E spero di trovare qualche brawler interessante, perché per adesso i brawler che ho, per chi non lo sapesse, sono tutti questi. E tutti questi li ho trovati nelle casse gratuite: Beryl, Pam, Frank, Stecca, tutti nelle casse gratuite. Adesso mi mancano semplicemente questi qua, che sono i migliori. Non vedo proprio l'ora di trovarli. Spero di non trovare lei, però va bene, anche se troviamo lei, diciamo che sono contento, perché sinceramente adesso non vedo l'ora di trovare il prossimo brawler, perché adesso sta diventando molto più difficile trovare i brawler. Se vediamo le informazioni sulla cassa enorme, potete vedere che tipo i brawler leggendari abbiamo solo lo 0,1% di possibilità di trovarli, invece per i brawler mitici 0,2, e quindi la percentuale sta salendo. Per gli epici 0,5, per i super rari 1,2, quindi è molto probabile che potremmo trovare Penny se continuiamo ad aprire le casse. Però spererei di trovare qualcos'altro, come tipo un mitico o un leggendario, perché non vedo l'ora di trovare qualche cosa fantastica. Allora adesso cerchiamoci di fare un bel paio di partite. Dopo, alla fine di questo episodio, apriremo tantissime casse. Se vorreste che questa serie continuasse, raggiungiamo i 3000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. E adesso andiamo subito a farci un paio di partite. Prima sopravvivenza con il primo. Ci troviamo nella sopravvivenza, nella modalità sopravvivenza speciale, quella isola. Quindi in quest'isola, tipo in questa modalità, tipo cascano i meteoriti, siete stati tipo in un punto fermo. Ed è una cosa fantastica, perché qua ci sono tanti campi di grano, quindi è facile poter... Oddio, ho trovato un Leon selvatico. Ho trovato un Leon selvatico. Stavo per uccidere tipo Dynamite, ma che cacchio, questo qua, questo Leon si stava nascondendo. Era spaventato. Allora cerchiamo adesso di stare lontani, perché quello lì potrebbe ucciderci. Peccato, potevo ucciderlo, volevo ucciderlo. Però adesso dobbiamo aspettare il momento giusto. Solo che non voglio perdere tempo con lui, perché lui, basta che gli salto addosso, poi lo distruggo con i miei pugni alla Rocky Balboa. Quindi cerchiamo di ricaricarci la ulti da qualche parte, colpendo anche qualcuno se ce la facciamo. Raccogliamo dei power ups, ma qui sembra che abbiano preso tutte le ceste, quindi non so proprio che cosa fare. Giriamo in tondo. Infatti in questa mappa è comodissimo utilizzare il primo, perché avete visto, potete rimanere tipo nei campi di grano e tipo se c'è qualcuno vicino a voi lo bombardate di pugni. Un altro Leon selvatico. Oddio, oh cacchio, per fortuna non sono uscito. Stavo per uscire, non volevo uscire proprio perché volevo fare questa cosa qui. Sì, fantastico. E abbiamo la ulti. Oddio, no, cacchio. Attenzione, ho rischiato tantissimo. C'ho 11 di vita, mamma mia. La prima partita sta andando veramente malissimo. Si stanno prendendo gioco di me questi. Oddio, ai ai ai. Quella Nita lì mi ha quasi distrutto. Allora, qua c'è una Shelly che ci potrebbe spaccare, quindi cerchiamo di inseguirla, se ce la facciamo. Oh, guarda qua, se ce la facciamo la uccidiamo, sono contento, sono contentissimo. Sì, ricarichiamo la ulti. No, no, peccato. Per avore 2004, questo è il primo, l'avevo visto, speravo comunque di evitarlo, ma niente, è stato più intelligente di me. Vediamo se abbiamo preso dei trofei. Sì, fantastico, finché prendiamo i trofei sono contento. Abbiamo raggiunto la posizione 3 e abbiamo preso 4 trofei. Andiamo subito a farci un'altra partita. Seconda partita, è stato veramente troppo divertente trovare quel Leon leggendario selvatico, scusate, ma mi stava andando via la voce, perché oggi ho registrato veramente tantissimi video, invece, e infatti, mamma mia, non riesco più a parlare o urlare. No, scelgo.
Uccelli, Valentino numero 1. Ma che cosa vuoi, Valentino? Valentino, ti uso per ricaricare la ulti. Perfetto, per fortuna che non mi ha tipo contrattaccato, quindi potevo non rischiarmela. Secondo me ho sbagliato. Non lo so, mi sa che ho sbagliato perché tipo lui avrà la ulti. No, cosa ho fatto? Ma che cacchio, ho sprecato la ulti. Pensavo di poterlo uccidere. Ma che cacchio è, dove è andato? Eccolo qua, c'è una scena. Oh mio Dio, qua c'è troppa gente. Fantastico. Avete visto? È il primo nei campi di grano. È come un cacchio di horror, come un film horror, è come una persona spaventosa. Infatti appena mi vedono tiro i miei pugni fortissimi. Secondo me qua c'è qualcuno nascosto da qualche parte, perché qua è cascato il meteorite. No, forse è cascato per me. Ah sì, eccolo, sta andando ancora avanti, quindi è qui da qualche parte che si sta nascondendo. Wow, oddio, ma che è successo? Io ti mi sono spaventato. Ma che cos'era? Era un inseguimento pazzesco di due Uccelli. Ma dai, ma quanto sto andando male in questo video. E vabbè, comunque finché prendiamo trofei, comunque sto andando, cioè riesco ad avanzare. Solo che adesso devo farvi vedere una vittoria reale. Questa volta cercheremo di impegnarci per fare una bella vittoria reale con tipo il primo. Ma perché mi deve far spawnare dall'altra parte di tutte le ceste possibili? Allora qua ci sono troppe ceste, non so proprio quale prendere. Quindi cominciamo da questa in basso e stiamo attenti. Questo primo si avvicina subito. Qua c'è però un altro bull, quindi chissà, forse si scontrano, non lo so, forse vengono a darmi fastidio a me. Quindi apriamo subito tutte le ceste, dai, veloce, voglio tutti i power-ups. Devo subito partire con tanti power-up per sbombardare le persone con i miei pugni fortissimi. Voglio shottare subito, no. Mamma mia, si è rischiato. Lui ha preso il danno, avete visto? Avete visto che danno ha preso? Guardalo, questo qua chi è? Questo qua deve essere l'altro bull, non è quell'altro. Allora qua c'è un El Primo, ma è ancora, cioè mi sa che è un po' troppo forte. Quindi prendiamoci questo power up in più, dai, così siamo tipo a 5 power up, se forse possiamo fare qualcosa. Se tipo è qui dentro nel campo di grano, mi sa che ci ammazza subito. Dobbiamo stare attenti, potrebbe essere nascosto qui da qualche parte. È un bel po' rischioso quella cosa che sto facendo, perché se trovo nel primo e io ulto subito, lui mi ulta dopo e mi ammazza. Quindi è una cosa super rischiosa. A parte che, siamo rimasti in due, sì, fantastico. Guarda, sì, perfetto. No, sì, perfetto, ci avvicini, sì, ci arrivo con i miei pugni. Pensavo di aver failato la ulti, invece non l'ho failata. Ecco qua, 7 trofei e abbiamo fatto la nostra primissima vittoria. Quarta partita, questa volta la giochiamo con Shelly, perché è tanto tempo che non gioco questo bellissimo personaggio. Abbiamo sotto nel primo, non so se tipo riusciamo ad ucciderlo, perché dobbiamo andarci adesso subito. Anzi, dobbiamo cercare di clean-appare. Wow, guarda lì, c'è un bull che sta utilizzando una nuova skin. Fantastico, mi piace, ti abbiamo già eliminato. Aspettate, qua deve essere qua dietro. Non lo so, deve essere qui nascosto da qualche parte. Questo è il primo, no, però non mi fido. Non mi fido a fare sta cosa perché mi potrebbe shottare da vicino. E quindi allontaniamoci. Cerchiamo di ricaricare la ulti. Non se l'aspettava che fosse così lontano la mia gittata del mio fucile. Guarda qua un altro Frank. Cosa vuole fare? Ricarico la ulti, continuo a indebolirlo e poi mi prendo il suo power up. Mamma mia, se mi ha shottato. Attenzione, abbiamo la ulti, però abbiamo pochissima vita. Qua c'è un'altra Shelly. Perfetto. Attenzione, allontaniamoci. Allontaniamoci perché non mi piace. Ok, siamo pari. Avete visto? Siamo pari, che cacchio. Era meglio tipo comportarsi in un altro modo. Oddio, mamma mia, se mi sciotta veramente tantissimo. Mi sa che deve essere di un livello alto, sicuro, perché si comporta, cioè, mi fa troppi danni, sinceramente. Oh no, si sta facendo inseguire. Se tipo si fa inseguire è un casino, perché dopo non riesco ad ucciderla. Devo ricaricare ancora la ulti. Lei tipo c'ha già la ulti carica, sicuro. Però intanto non ce la facciamo ad ucciderci. Stiamo facendo un fight club pazzesco e non stiamo facendo niente. Non riusciamo neanche ad ucciderci a vicenda. Sì, fantastico. Boom. No, non ci credo. Fantastico, spingiamolo via. Sì. Ma cosa ha fatto? Questi bull che impazziscono e usano la ulti in modo sbagliato. A parte che poi era sicuramente morto, perché sarebbe cascato il meteorite nella sua testa. Sì. Un'altra bella partita con Shelly la dobbiamo per forza fare, perché avete visto che è divertentissimo quando succedono queste cose così. Oh no, un bambardino. Hashtag bambardino. Un bambardino che ci dà fastidio. Come sempre. Allora, prendiamoci il terzo power up. Dai, per fortuna che riusciamo a prenderci il terzo power up. Oh, alleluia. Qua c'è però un bull che non lo so se ci dà
se ci lascerà prendere il power up. Sì che ci lascia, però è andato a prendersi l'altra cesta. Qua però no, c'è qualcuno. Non so se tipo c'è qualcuno, c'è tipo il bull. Non lo so, forse ci sta seguendo qualcuno, non ci sta seguendo proprio nessuno. Aspettiamo che questo entri tipo nel campo di grano e tipo lo uccidiamo. Così, 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 perché non se l'aspetta. Perfetto, adesso aspettiamo. No, peccato. Peccato, mamma mia che peccato, ho sbagliato tutto, per fortuna che non mi segue grazie al meteorite, però mi sta continuando a seguire, ma grazie ai meteoriti non mi sta seguendo, perfetto, oddio sì, siamo stati veramente velocissimi e abbiamo usato la ulti in tempo e ci siamo salvati la vita. Ok, allora attenzione qua. No, sa che sono qui. Oh, non sapeva che ero qui. Però, mamma mia, per fortuna che lo stiamo indebolendo tantissimo questo bull. Dai che abbiamo la ulti quasi carica. Ma cosa sta cercando di fare? Guarda che la mia gittata è molto più lunga. Si sono eliminati a vicenda. No, uno l'ho eliminato io. Fantastico. Ma che cacchio di fortuna. No, oddio. Stavo per rischiare, stavo per essere ucciso dal meteorite se tipo non lo colpivo. Sì. Ultima sopravvivenza col barrel. Cerchiamo di impegnarci al massimo. Sì, partiamo con due ceste. Fantastico, fantastico. Sì. Allora, veloce, veloce, veloce. Apriamo queste belle ceste. Veloce, veloce, perché voglio subito andare a prendere la terza cesta che sta qui, tipo in basso a sinistra. E anche se tipo non colpiamo qualcuno, la nostra ulti, la sua bella cosa è che si ricarica da sola senza colpire un avversario, è fantastico. Quindi vedete, c'ho già la ulti pronta. Michele04 è stato ucciso. No, piccolo, è stato ucciso Michele04. Cosa possiamo fare? No, niente, non è nostro amico, non lo conosciamo. Quindi cerchiamo di andare avanti e vediamo se qua c'è qualcosa. Wow, c'è un altro barrel. Ma che cacchio, ero addormentato. Ah, qua ce n'è un altro ancora. Ma quanti barrel ci sono? Ci siamo tipo sdoppiati, abbiamo fatto la moltiplicazione del corpo. E che cacchio. Wow, l'abbiamo incastrato benissimo. Sì, avete visto? L'abbiamo incastrato benissimo. Cacchio, no, però è scappato via. Vedete bene quanto sono cacchierola, quanto fanno arrabbiare. Avete visto? L'avevo incastrato benissimo. L'avevo fatto rimbalzare sotto al coso, al bersaglio del meteorite. Solo che comunque non è bastato per ucciderlo. Poi è scappato via con la ulti. Questa muore, però ha usato la sua ulti. Quindi adesso non dovrebbe avercela. Però adesso cercherà di farla furba. No, ok, facciamo che andiamo da questi due che si stanno scontrando. Questi mi sembrano forti. Quindi cerchiamo di vedere cosa possiamo fare. Simon. No, cacchio, Simon mi ha visto. E quindi non possiamo fare niente. Anzi, colpiamola un pochino la principessa, perché siamo tutti noi quattro qui in questo posto che stiamo cercando di ucciderci a vicenda. Quindi attenzione, non voglio usare la ulti, perché se poi Barry la usa su di me mi ammazza. Guarda, fantastico, sì, non ci credo. No, sì. E che cacchio, muori e vinco io. Fantastico, abbiamo fatto anche una bella vittoria reale con Barry. E adesso tocca alle ceste, perché sì, dobbiamo aprire le ceste. Ma tanto non ci credo neanche che troveremo qualcosa di interessante. Cominciamo con la prima cesta e andiamo subito avanti, veloce, veloce, veloce. Cerchiamo di aprire più ceste possibili. Che cacchio, dovremo... 8 gemme. Wow, che fortuna, abbiamo trovato un casino di gemme. Non ci posso credere, non ho mai trovato 8 gemme. Ho sempre trovato 3 gemme, questa volta invece ci hanno dato più gemme. Ecco, vedete, io trovo sempre 3 gemme. Che figata, quante gemme stiamo trovando? Quante gemme che stiamo trovando? 5 gemme, ma che cacchio, tantissimo. Oh, fantastico, fantastico. Peccato che non ho trovato un brawler, però almeno abbiamo trovato tipo tante gemme. Siamo arrivati e ritornati a 24 gemme. Adesso le gemme le terrò ovviamente per un brawler mitico casuale. Adesso tocca questa cesta. E oddio, 5 gemme. Peccato perché non abbiamo trovato nessun brawler, ma oggi in questo video abbiamo fatto quasi 29 gemme. È stato veramente un video fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso. Iscriviti e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao.